Bentornati sul canale di Debi. Oggi ragazzi vi propongo un nuovo gioco Player Unknowns Battlegrounds. Allora ci tengo a specificare subito un paio di cose. Come potete leggere, siamo in accesso anticipato, quindi il gioco presenta ancora diversi bug a livello proprio di gioco che di grafica. Questi problemi sicuramente verranno risolti appena verranno rilasciati i nuovi aggiornamenti. L'altra cosa che ci tengo a dirvi è che se volete vedermi giocare live su questo gioco, ma anche World of Warships e altri giochi, potete farlo tramite il mio canale Twitch. Trovate il link in descrizione. Parliamo adesso del gioco. Praticamente noi dovremo cercare di sopravvivere contro altre 100 persone, persona più, persona meno. Comunque, fondamentalmente il numero dei nemici si attesta intorno ai 100 soggetti. Potremmo scegliere diverse modalità di gioco, o giocare da soli in compagnia di un'altra persona, oppure una squadra composta da altre 3 persone. Io direi di andare subito in partita. Stiamo per essere teletrasportati esattamente a bordo di questo aereo. Allora, adesso dobbiamo paracadutarci e trovare l'equipaggiamento necessario ad uccidere le altre persone. L'equipaggiamento lo possiamo trovare nelle costruzioni. Ovviamente ci sono vari tipi di equipaggiamento, abbiamo la pistola, abbiamo la mitragliatrice, abbiamo l'elmetto, il giubbotto antiproiettile, possiamo utilizzare le macchine, possiamo utilizzare le barche che troviamo, insomma ci sono davvero tante cose da poter utilizzare. Io come prima scelta sto andando esattamente dove ci sono quelle due case. Man mano che avanza il tempo ci sarà una zona chiamata play zone o safe zone, decidete voi il nome, comunque la vedremo tra poco. Ok, c'è anche un'altra persona lì, molto bene, quindi già siamo in due, siamo in tre. Io direi di cambiare zona, però andiamo dove sta quella casetta, perché là già sono due, quindi ci sono più possibilità di morire subito. Ok, là ce ne sono altri due che stanno atterrando. Ce n'è un altro là, maledetto. No, non mi puoi fregare così. È in vantaggio rispetto a me. Ok, l'ho presa io. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccolo, eccolo, eccolo. Dai, dove stai? Dove stai? E qui dentro. È scappato? Dove cavolo è andato? Eccolo qua, uno kill. Molto bene. Come vedete, il primo che trova le armi nella prima fase può fare subito una kill. Molto bene. Siamo stati abbastanza reattivi nel prendere l'arma prima di lui. Quindi ci siamo presi anche la kill. Ok, dobbiamo semplicemente continuare nel trovare l'equipaggiamento. Abbiamo un'ottima arma, anzi un'ottima arma. Adesso mi serve tutto il resto. No, questo no. Ok, andiamo nella prossima zona di case. Come vedete, è appena uscito il cerchio. Il cerchio va a delimitare la safe zone e io devo stare sempre all'interno, altrimenti poi perderò vita fino a morire. Come vedete in basso a destra, sopra la mappa, c'è il contatore che indica i minuti che mi sono rimasti prima che praticamente ci sia l'avanzamento di una specie di
non so come definirlo, una specie di muro radioattivo, se desideriamo utilizzare questo termine, che ovviamente mi può uccidere. Adesso dobbiamo esplorare queste case, magari mettiamo anche la prima visuale, così, la prima persona. Abbiamo trovato il mirino. Ok, mettiamo il mirino, così. Perfetto. Stiamo andando abbastanza bene. Ce ne sono ancora 70 da dover trovare e uccidere. Noi comunque una kill l'abbiamo fatta. Una kill per Devi, mi sono scordato tra l'altro di dirlo. Allora, questa la prendiamo. La prendiamo, ottimo. Lo zaino per incrementare la nostra capienza di cose che possiamo prendere. L'energy drink per recuperare la vita. Se siamo feriti, possiamo utilizzarlo e recuperiamo il medikit per curarci. Questo lo prendiamo, lo mettiamo alla nostra arma. Ottimo. Ovviamente ci sono varie tipologie. Anche per quanto riguarda i caschi, i giubbotti antiproiettili, ci sono quelli per esempio di livello 1 o di livello maggiore che vanno a conferire più, ok, capienza in questo caso, giubbotto, non mi viene il termine, vanno a conferire più protezione, era semplice. Ok, prendiamo anche questo. Se ce la facciamo. Ok. Questo fa male. No, preferisco prendere questo effettivamente. Ok. Bene. Allora. Carichiamo il nostro fucile. Questo fa male. Nella breve distanza non lascia scampo. Vediamo se troviamo qualcosa. Abbiamo trovato. Ok. Una volta che siamo equipaggiati a dovere, o almeno abbiamo qualcosina, almeno una pistola, tanto per intenderci, dobbiamo cercare di andare in maniera preventiva all'interno della safe zone, perché poi altrimenti, se corriamo troppo tardi, ci saranno i giocatori avversari che staranno camperando prima di noi e quindi ci vanno a fregare. Allora, cerchiamo di entrare e di dare un'occhiata. Magari sta il camperone di turno. Ok, munizioni, molto bene. Ce ne sono 63 ancora vivi. Lì c'è una macchina. Però vorrei dare un'occhiata anche. Ok, qua sembra libero. Possiamo entrare. Allora avevo visto bene. Maledizione. Mi ha fatto prendere un colpo. Ho avuto abbastanza riflessi. Meno male. Guarda quante cose aveva. Però a noi serve il medikit. Ce lo prendiamo. Ci piace il medikit. La granata. Va bene, questa l'abbiamo. Ok, non mi serve niente più. Aspetta, no, 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 il drink, l'energy drink. Bene, abbiamo fatto già 2 kill, stiamo andando, direi, abbastanza convinti. Ce ne sono 59. Vediamo anche la safe zone, dov'è? Ok, ovviamente noi non sappiamo dove il cerchio si va a restringere, cambia sempre e quindi di conseguenza dobbiamo spostarci rispetto alla safe zone. Allora, io a questo punto, visto che ho la possibilità di prendere una macchina, così vi faccio vedere anche. Ok, può portare al massimo 2 persone, il guidatore e un passeggero. No, no, via, 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 sta sparando e non lo vedo perché sta camperando prima di me. Ovviamente se vediamo una persona la possiamo investire, eh. Ok,
via libera. Prendiamo le bende. Ok, non vorrei che ci fosse il camperone nel bagno. Allora, per il momento direi di camperare un po' qui dentro. Ci sta quella cassa che sta scendendo, è stata appena lanciata dall'aereo e quella cassa contiene delle cose molto molto buone. Devo vedere dove atterra però. Mi sa dall'altra parte. Fammi vedere. In acqua? Mi sa di sì. Come scendo? Devo fare queste cose complicate io. Ragazzi, andiamo a vedere cosa contiene. Dai, non penso che ci sia un altro giocatore. Ecco appunto. C'è qualcuno che mi spara da dentro l'acqua. Da sopra. Mannaggia. Bene. Lì ci sta anche una barca. Oh, continua a sparare, sa? Porca miseria. Mi ha preso di mira. Ci siamo quasi, però. Dai, cavolo. Non posso morire così a due passi dalla cassa. Dai. Ci siamo quasi. Sì, ci siamo. Trovata. Ok. Medikit. Una cavolata abbiamo trovato. Non ne è valsa proprio la pena. Mannaggia, che sfiga. Non ci sta niente di interessante, sinceramente. Che sfortuna. Dai, andiamo via. Ci sta una barca lì, però vorrei andare a camperare esattamente dentro qualche casa. Ci sono rimasto davvero molto male perché non ho trovato neanche un mirino per 4 o per 8 da attaccare alla mia arma, così potevo diventare un ottimo cecchino. Allora io vorrei, che dite, sotto il ponte? Per il momento prendiamo la barca, prendiamo. Lì ci sono delle case. Che dite? Diamo un'occhiata. Siamo 31 in partita. Ecco, così diventa inutilizzabile per altri giocatori. Dai, lo so che ci sei. Dove stai? Ok. Mi sembra strano però, che non ci sia nessuno ancora. Un energy drink mi servirebbe. Siamo 30. Ok, sono ancora nella safe zone, però ancora per poco. Dobbiamo avanzare. Andare qua. Però secondo me nelle case c'è qualcuno.
29. Giocatori. Con il tasto B possiamo scegliere se mettere singolo o automatico. Con il tasto destro mettiamo lo zoom. Con il tasto V cambiamo la modalità, prima persona o meno. Siamo 28. Rumore di macchina. Eccola. Arriva. Vediamo dove si parcheggia. Mi sono fatto fregare. Ragazzi, sono arrivato 26esimo. Ho ammazzato due persone. Spero che il gameplay sia stato abbastanza chiaro. Potevo sicuramente giocarla in maniera più corretta quest'ultima azione, però diciamo che il video serviva per mostrare il gioco, non tanto per arrivare primo, perché ancora non ci sono riuscito. È davvero difficilissimo. Bene ragazzi, il video finisce qui, io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere nessuno dei miei aggiornamenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Nel frattempo l'aereo passa di nuovo.